Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho finito il DP di gruppo come vi avevo anticipato anche in un altro video e oggi vi mostro nel dettaglio come è venuto. L'ho preso in un negozio di Teen Me Arts, che è quel venditore famoso su AliExpress che vende molti DP con i diamanti Aurora Borealis, e infatti l'ho preso da lui anche per questo motivo, insomma, perché avesse gli AB. È un DP con i diamanti rotondi. Io adesso per molti mesi vi confesso che non farò più un DP con diamanti rotondi, non ce la faccio più, ne ho fatti troppi ultimamente. Di solito ne facevo uno o due all'anno, mentre negli ultimi mesi effettivamente ne ho fatti tanti e a me stancano, in più non riesco mai a metterli drittissimi, non lo so, per cui mi prenderò una bella pausa, anche se devo dire che gli AB combinati comunque con il fatto che sono diamanti rotondi rende il DP molto più luminoso, perché i diamanti rotondi hanno più sfaccettature dei diamanti quadrati, quindi è molto luminoso, come vedrete anche nelle riprese. Il negozio comunque è un rivenditore, comunque è un secondo negozio di Teen Me Arts e si chiama Paint by Diamond Art Store. Adesso ho visto che il DP è anche presente in molti altri negozi, mentre quando l'ho ordinato io ce l'avevano veramente in 3, forse 4 store su AliExpress. Quindi se dovete ancora acquistare il DP di gruppo, insomma se volete partecipare a questa iniziativa del DP di gruppo, adesso avete anche molta più scelta e non siete obbligati magari a fare un personalizzato dal vostro venditore di fiducia. Impressioni sul DP. Mentre lo facevo non ci capivo nulla. Sembravano colori buttati totalmente a caso, cioè non capivo cosa stavo facendo. Soltanto una volta terminato l'ho guardato da distanza e ho detto: ah, ok, quindi i colori hanno un senso. Essendo così tanto colorato e in più con i diamanti rotondi, e quindi si riescono ad avere meno sfumature anche, veramente non ci ho capito assolutamente niente mentre lo facevo, però ho visto che è un'opinione condivisa nel gruppo Diamond Painting Italia, perché anche altri che lo stanno realizzando vedo che sono molto dubbiosi sul risultato finale. Ricordo a chi vuole partecipare a questa iniziativa del DP di gruppo, che facciamo circa una volta all'anno, giusto per sentirci un po' più uniti, insomma per fare un DP condiviso tra tutti quanti gli iscritti. E ovviamente siete ancora in tempo, anche perché l'abbiamo appena indetto il DP di gruppo a novembre, quindi c'è quasi un anno insomma ancora per partecipare. Una volta terminato il DP ricordatevi di caricarlo anche nell'apposito album che abbiamo creato appunto negli album del gruppo Diamond Painting Italia. Ultima cosa prima di salutarvi: la qualità di diamantini era perfetta, non ne ho scartato, non dico neanche uno perché insomma qualcuno si sa che si scarta sempre, però erano tutti quanti perfetti, ne ho scartato giusto qualcuno perché era leggermente più piccolo, e avendone veramente tantissimi, ma proprio tanti, ne ho avanzati veramente una marea, e ho preferito insomma scartarli e prenderne uno della dimensione esatta insomma degli altri. Questo venditore ha veramente una qualità di diamanti, io parlo di rotondi perché ho fatto principalmente quelle, anche se mi sembra di averne fatto anche uno con i quadrati suo, ancora un annetto fa, vabbè. Comunque la qualità dei diamanti rotondi di questo venditore è pazzesca, super brillantinosi, anche gli AB tutti belli, nessuno scarto. Ecco, se dovete prendere un DP con i diamanti rotondi mi sento di consigliarvelo. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e buon diamond painting a tutti. Ciao!